Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, come va? Spero tutto bene. Allora, qua nel castello del Capobastone, nel villaggio, va tutto bene. Raccogliamo la merda, come ogni giorno, perché dobbiamo raccogliere tutta la merda. E come avete visto dal titolo del video, oggi vi spiegherò un modo per fottere letteralmente le gemme, che sarebbero queste qua, che come potete vedere costano soldi. Vedete, 1,09€, 5,49€, 10,99€ il prezzo che fanno per i pompini, le mamme puttane dei bimbi minchia colera che vengono a insultarmi su Twitch. Sì, non è che fanno 109, né 54, né 21, la bocca delle mamme puttane è da 10,99€. Ecco, vedete, queste qua sono tutte gemme che si comprano con i soldi, ma io oggi vi insegnerò un trucchetto su come fottere gemme gratuitamente, a norma di legge. Chiaramente non usiamo Warez Hack né altre puttanate del cazzo, anzi vi avviso, state attenti a tutti quei video di merda che millantano hack eccetera eccetera, perché sono tutti virus. Non fate i rincoglioniti bambascioni, mi raccomando, usate il cervello, nessuno vi regala niente, solo Capobastone vi dà qualità, controllo e fotti fotti in sicurezza. Allora, guardate cosa dovete fare. Prima di tutto scorrete nella mappa e cercate un deposito di gemme. Eccolo qua, guardate, guardate quanto è bello il deposito di gemme. Guardate, guardate, guardate. Questo qua è il deposito di gemme, no? Voi cliccate sul deposito di gemme, fate raccogli, ce ne sono 10 perché questo è di livello 1. Mandate una truppa qualsiasi, vabbè, adesso mando 450 di arieti, che veramente servono pochissime truppe per andare a raccoglierlo. E adesso andremo lì a raccogliere appunto le gemme. Adesso seguiamo il nostro omino, dove sta andando a raccogliere le gemme. Vedete, eccolo qua, Sarkà sta andando a raccogliere le gemme. E a questo punto voi, una volta che l'omino sarà a destinazione, funzionerà come una qualsiasi farm. Ad esempio io ho questa, no? Dove sto raccogliendo le pietre, e dopo un tot di tempo verrà raccolta tutta la quantità di gemme presenti nel deposito. Quella è la differenza, che mentre qui ci vuole un'ora, un'ora e mezza, un'ora e quaranta eccetera eccetera, secondo dei buff eccetera eccetera, qui ci vorranno solamente 20 minuti per raccoglierne 20. Ora voi direte, ma sono solo 20, ma cioè 10, ma sono solo 10, ma brutti rincoglioniti. Queste monete, queste gemme, le pagate. Le pagate, capito? Sono soldi veri, vedete? Le pagate, in realtà qua ve le fottete gratis. Gratis, sentite com'è bello, gratis, gratis, vedete? Quindi non le buttate via, anche perché 10 di qua, 10 di là, 10 dall'altra parte, alla fine fanno 30, 40, 50 gemme al giorno, buttale via. Io infatti ogni volta faccio un giro per la mappa nei dintorni, anche se sono un po' distanti, e vado a fotterle tutte, perché queste poi alla fine 10, 20, 30 si accumulano e diventano spendibili nel negozio, in ogni cosa. Ad esempio, no, vediamo qua, se noi andiamo nel negozio, questo qua, no? E noi possiamo comprare qualsiasi cosa, però servono le gemme, vedete, anche gli incrementi, dove ad esempio vi faccio un piccolo esempio stupido, questo qua costa 70 gemme, no? Con 70, con 7 depositi li avete fatti, potete comprare questo, oppure potete, non so, comprare delle frecce, ecco, vedete, 10, una freccia costa come un deposito di gemme, praticamente queste servono per la torretta, oppure i libri per potenziare il castello, vabbè, questo non ne parliamo, costano a sproposito, però accumula oggi, accumula domani e lo fate. Però belli di mamma, lo so che voi siete belli di mamma, eravate già lì col mouse, Sì, sì, adesso raccolgo tutto, tutte le gemme. No, belli di mamma, no. Perché? Prima di tutto dovete avere il municipio a livello 16, vedete? Il livello 16 per sbloccarlo. Io ovviamente sto già facendo il passo per il 17. Guardate qua, ci vogliono 3 giorni e una fraccata di ore. E poi, oltretutto, ci vuole l'accademia di livello 16. Quindi dopo aver sviluppato il municipio dovete sviluppare pure l'accademia a livello 16, che è un'altra fraccata di risorse. E poi, come se non bastasse, dovete andare qui in tecnologia economica e sviluppare questa cosa qua, la gioielleria, che io ve l'ho già fatto vedere nei video precedenti. Ecco, voi sbloccate questa roba qui e allora sì che potrete andare a fottere le gemme. Vedete, potenza, vi dà ovviamente un po' di potenza in più
nel generale, e poi grazie a questa tecnologia potrete andare a raccogliere le gemme, altrimenti ve lo pigliate nel culo. Ora andiamo a vedere se il nostro omino è già arrivato, così vi faccio vedere un po' di cose. È già arrivato, benissimo, vediamo se non ci siano pezzi di merda nelle vicinanze. Ecco, vedete, allora, deposito di gemme. E guardate cosa succede, vedete? Allora, ogni 2 minuti circa, questo è già stato 1 minuto qua circa, vi raccoglie una gemma. Quindi fate un po' il conto, sono 20 minuti per razziare questo deposito, che ci sta, perché comunque alla fine sono 10 gemme, ragazzi. Guardate la qualità, sono 10 gemme. Voi dovete considerare la qualità di quello che prendete. È vero che sono solo 10 e sembrano poche, però ragazzi, io molte delle gemme che ho fatto le ho fatte grazie a questo procedimento qui. Io avrò fatto più di 100-150 gemme a raccattarle in giro, eh. Non ci credete? Vabbè, come al solito vi devo dare le prove delle cose che faccio. Allora, rapporti, vediamo. Eccolo qua, guardate, vedete? Allora, guardate. 10 qua, vedete? Poi vabbè, ho fatto un sacco di farming. 10 qua. Guardate. 10. Vedete? Io le stavo raccogliendo. 10 anche qua. Vedete, io vado avanti a raccoglierle e ovviamente raccogliendole poi si fanno. Vedete, solo queste. Allora, siamo 10. Guardate, solo le ultime raccolte. 20, 30, 40... 50 gemme, vedete? Ho fatto 50 gemme con 5 andate e ritorno. Vedete voi. Ora vi saluto, tanti like per Capobastone. Questo è un trucco integerrimo, allucinante, stratosferico per fottere le gemme. Fatelo, perché guardate che non è così brutto come sembra. Guardate che non si perde tempo, perché le gemme sono la cosa più preziosa che c'è. Datemi retta, qua intanto sta andando a fuoco questo villaggio qui, che io l'avevo già scoutato, no? Guardate, l'avevo già scoutato e vi faccio vedere, no? Rapporto, guardate. Ecco, questo qua, no? Che l'avevo già scoutato prima, aveva queste risorse, però io non l'ho attaccato nonostante non ci fossero truppe di difesa, perché tanto aveva pochissima roba. Cioè, che cazzo me ne faccio di questa roba qui? Con un carico me lo faccio questo, con un carico lo faccio questo, e questo con un terzo di un carico. Quindi non mi serviva, no? Qua si va ad assaltare quando vedete le milionate. Quando ci sono le milionate, allora assaltateli. Certo, questo qui andava bruciato, perché almeno si leva dai coglioni e crescono di nuovo le risorse. E ovviamente poi ci sono i figli di puttana, come avete visto, che lasciano i pezzettini, no? Questo è un deposito di livello 4 e dovrebbe esserci praticamente una sorta di 300-400 mila pezzi. Ecco, il figlio di puttana che è passato di qua ne ha raccolti praticamente 3 o 4 e ha lasciato il pezzettino, no? Ha lasciato il 100.000, che ovviamente Bastone J deve andare a raccogliere, perché altrimenti non spawna più niente. Quindi ora vi saluto, tanti like per Capobastone, noi ci ribecchiamo al prossimo video e mi raccomando, fottete le gemme, perché sono molto importanti. Con 5 carichi fate 50 gemme, buttale via. Saluti. Tanti like per Capobastone. Agagagagra.